Allora, Silvano Vettore di Castellammare di Stabia ha 20 anni ed ha partecipato alla selezione di X Factor e Amici, e poi abbiamo Annalita Giordano che di Gragnano 15 anni ha partecipato a un concorso musicale a Pimonte, Giovani in Festa. Allora tra poco vi vedremo l'un contro l'altra, ma è un modo di dire, perché l'importante è partecipare. Allora poi i due uomini cantanti musicali maschili, abbiamo un duo, Mario Bianco di Torre del Greco, applausi, che sarà accompagnato in una performance live dal chitarrista Mattia Pernice. Ed il quarto cantante è un 17enne, è di Gragnano, un'altra splendida voce, Francesco Cascone. Saranno loro i protagonisti della gara musicale. Bene, grazie. Allora, tutto è pronto per far partire il nostro talent musicale. Quindi se guardare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto. Tu stupendo sei l'amore, sensuale sul mio cuore. Strappo tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora. Va bene, e invece la docente di pianoforte del conservatorio Pia Stiga, cosa pensi di queste prove? Anche a me sono piaciute entrambe, anche se Silvana mi è piaciuta un tantino in più. Molto molto belle le note basse, un po' troppo aspre e tra virgolette urlate quelle alte, però si può tranquillamente rivedere. Ok, va bene, è importante anche la valutazione critica, perché ovviamente il commento critico dei nostri tecnici
è indispensabile per i nostri cantanti, per i nostri artisti, perché poi potranno modulare meglio la prossima volta la loro performance. Allora, Auricchio, Sara Auricchio. Anche a me sono piaciute entrambe. Io, a differenza della docente, ho preferito molto più la seconda per l'apertura del timbro. La prima è molto brava, molto astringente. Forse la base è sempre più bassa, però comunque brava. Allora, dovete sapere che noi è una giuria tutta composta da tecnici, però in questa giuria c'è anche un'anima popolare, cioè di una persona che è innamorata del canto e che esprime un giudizio da cantante, da appassionata. È la signora Renata Sabatino, alla quale facciamo un applauso, che è la titolare delle Terre di Neda, che ci accompagna nel nostro percorso di spettacolo. Allora, Renata, cosa ne pensi di queste due prove artistiche? Mi ha colpito tanto la sua interpretazione. Mi ha colpito più Silvana. Bene, ed ora l'ultimo commento lo affidiamo a Ciro Alma, che è un docente oltre ad essere un cantante ed un compositore. Allora Ciro, il tuo pensiero su queste due prove? Io mi ripeto con i miei colleghi, che sono state entrambe bravissime, pezzi difficilissimi. Mina per un verso e Marika Lian per un altro verso, sono dei tecniche molto particolari. A tal proposito ho apprezzato il modo di cantare di Anna Rita, non vorrei sbagliare, giusto che ha cantato come foglie, in quanto si è distaccata dall'interpretazione originale del pezzo. La Marika Lian ha un tipo di voce molto particolare, mentre la prima bravissima Silvana, soltanto forse sulle note alte qualche imprecisione, ma del resto un pezzo del genere è difficilissimo da cantare, penso per la stessa Mina. Allora, adesso, come avviene in tutti i talent, c'è il giudizio, il vostro giudizio, vediamo come lo articolate, perché poi da questo giudizio deve uscire fuori ovviamente una delle due. La mia preferenza va per Anna Rita. Allora, Anna Rita, chi è che fa il presidente di giuria che segna? Tino, vuoi segnare? Allora, un voto ad Anna Rita. Poi vediamo la signora Renata. Per me Silvana. Silvana. Anna Rita. Anna Rita. Pia. Silvana. Silvana, allora Tino è decisivo. È una bella responsabilità per te. Però sono tutte e due brave, dopo faremo un applauso che accomunerà queste due esperienze artistiche. Ripeto, tutte e due bravissime, ma io preferisco Silvana. Silvana, passa il turno, complimenti, vieni un attimo qua. Le candidate al titolo di Miss Christmas sono la numero 1, Luisa Lepone, eccola, lei ha 16 anni, è di Marano di Napoli, ha partecipato al concorso nazionale La Bella d'Italia. Luisa Leone, la numero 2, eccola per voi, Anna Santarpia, ha 16 anni, è di Castellammare di Stabia, ha partecipato al concorso Miss Ondina, le piace il mondo dello spettacolo. Ed è già pronta la numero 3, che è Simona Onina, sedicenne di Castellammare di Stabia, anche lei ha partecipato a vari concorsi beauty, eccola in passerella. La numero 4, Sofia Greco, eccola, ha 17 anni, è di Santa Maria la Carità, una bellezza mediterranea, in passerella per voi. Ed eccole per la sfilata finale tutte insieme in costume da bagno. Su con gli applausi. Brave, eccole le nostre aspiranti miss.